Attenzione al semaforo rosso, stanno per scattare i piloti. È partito il 12° Gran Premio della MotoGP, del Motomondiale, con Casey Stoner che affronta in testa la prima curva a sinistra, ma viene bruciato da Dani Pedrosa. Poi Lorenzo terzo, quindi le Honda subito avanti con Pedrosa, Stoner, Lorenzo, poi Dovizioso, Nicky Hayden che è scattato benissimo, ora è quarto, e Marco Simoncelli quinto. Attenzione, c'è una sbandata di Tony Elias che ha rischiato di portare giù Andrea Dovizioso, che ha dovuto chiudere il gas, ha perso qualche posizione Dovizioso con Pedrosa, quindi che precede Lorenzo e Casey Stoner, quarto Hayden, poi Simoncelli, Dovizioso, Bautista, Edwards, Spies, Crutchlow, Rossi undicesimo, quindi ha recuperato tre posizioni sulla partenza. L'asfalto continua a essere, sarà sempre più caldo, dai 51 gradi molto probabilmente si arriverà verso il termine della gara intorno ai 53-54 gradi. La pista è abbastanza gommata, ma se si esce dalla linea ottimale si rischia di cadere perché è molto ma molto scivolosa. Pedrosa continua a tenere dietro Lorenzo e Casey Stoner, ottima la partenza di Pedrosa e ottima, lo ripetiamo ancora una volta, quella di Nicky Hayden che è in quarta posizione. Vi diciamo soltanto che circa mezz'ora fa è stato ricordato con un minuto di silenzio Claudio Castiglioni proprio sulla linea della partenza. Claudio Castiglioni, il patron della Chiaggiva, uno dei pochi visionari del mondo a due ruote, scomparso nei giorni scorsi a 65 anni, un doveroso omaggio. Stoner adesso in questo momento sul rettilineo del traguardo in chiusura del secondo giro, brucia Lorenzo e si porta dietro a Pedrosa. Pedrosa in testa dopo due giri e mezzo, seguito adesso da Stoner, Lorenzo, Simoncelli, Dovizioso, Hayden, Bautista, Valentino Rossi sempre decimo. Stoner non se n'è andato, se ne sono andati in due, Pedrosa e Stoner, e adesso l'australiano ha ripreso lo spagnolo, lo segue a poco più di un decimo, e poi dietro due secondi e mezzo dopo, bellissima la lotta per il terzo posto tra Lorenzo e Simoncelli. Nel quarto giro Marco Simoncelli aveva sorpassato lo spagnolo della Yamaha, campione in carica, e poi un giro dopo, in uscita dalla curva che si fa in prima per immettersi sul rettilineo d'arrivo, Simoncelli ha aperto il gas della sua Honda del team Gresini, ha sbacchettato, ne ha approfittato Lorenzo che è ripassato in terza posizione. Ricordiamo che Marco Simoncelli due settimane fa a Brno in Repubblica Ceca era riuscito finalmente, dopo quasi un anno e mezzo in MotoGP, a centrare il primo podio nella classe maggiore. Adesso si sta giocando la possibilità di bissare quella che era stata la sua impresa di 14 giorni fa. Un garone lo sta facendo Nicky Hayden, che ha superato Andrea Dovizioso, è quinto Nicky Hayden. Dovizioso e Hayden sono a quasi 5 secondi dai primi, primo in questo momento Casey Stoner che sorpassa Dani Pedrosa. Pedrosa ha retto in pratica 6 giri dei 28 previsti, adesso Stoner ha rotto gli indugi, ha superato il compagno in HRC e vediamo se riuscirà a prendere il largo. Due caschi rossi, due intermedi, record per i due piloti della Honda HRC al secondo intermedio, più veloce Stoner. In questo momento viene chiuso l'ottavo giro, Stoner con quasi un secondo di vantaggio su Pedrosa, inizia a prendere il largo. Poi Lorenzo staccato a 4 secondi, a 2 secondi da Lorenzo, Marco Simoncelli che viene braccato da Nicky Hayden, Dovizioso e Spies si sono riuniti in un terzetto, Valentino Rossi rema in undicesima posizione ma purtroppo ormai non fa più notizia. Valentino Rossi è uscito dalla mediocrità, nel senso che da undicesimo che era ora è ultimo a 27 secondi da Stoner che guida la gara. Non si è capito sinceramente bene cosa sia successo a Valentino Rossi, perché abbiamo visto il box Ducati che aveva tirato fuori la seconda moto addirittura di Valentino, e poi a un certo punto Valentino sull'imbocco della corsia per i box si è visto proprio Valentino rallentare, passare addirittura sul prato, poi
ripartire, non entrare in box ma ripartire. Insomma, Valentino Rossi, il risultato adesso è ultimo a 29 secondi da Casey Stoner. Diciamo che per Valentino questa gara è assolutamente da cancellare dalla memoria, come purtroppo diventerà, se continua così, la stagione 2011, la sua prima in Ducati. E comunque sia, per Valentino, gara bella che è finita. Mentre invece davanti abbiamo un Casey Stoner che, indemoniato, ha girato in 1.39 alto gli ultimi tre giri, costante, un martello, altro che Lorenzo, e adesso ha 2 secondi e 2 di vantaggio su Dani Pedrosa, che comunque sia mantiene 5 secondi di vantaggio su Jorge Lorenzo, che rimane terzo, gira comunque sia mezzo secondo più lento di Dani Pedrosa in questo momento. Marco Simoncelli quarto, ma a 3 secondi da Lorenzo, è seguito da Ben Spies, che ha superato Hayden e Dovizioso, perché Dovizioso aveva tentato un assalto a Hayden al nono giro. Nicky Hayden ha provato a tenere Andrea Dovizioso all'interno, ma poi ha dovuto allargare e ha fatto un errorino, è stato scavalcato da Spies e Dovizioso. Quindi adesso Spies quinto, vediamo il tempo, 11 secondi da Stoner, ma ha appena praticamente è attaccato a Spies, perché ha 2 decimi Marco Simoncelli da Ben Spies, poi Andrea Dovizioso anche lui è attaccato, quindi è un terzetto Spies, Simoncelli, Dovizioso. Invece Nicky Hayden si è staccato, adesso segue a 3 secondi questo terzetto Valentino Rossi ultimo. Lo ripetiamo ancora una volta, gara finita dopo neanche 10 giri, ne sono stati percorsi 12 dei 28 previsti. Mancano 8 giri al termine, Lorenzo è quarto, superato dal compagno di squadra Ben Spies. Iniziano a remare, l'avevamo detto, iniziano a remare un po' tutti e 16 i piloti in pista, 16 perché l'anteriore è terminato a Loris Capirossi qualche giro fa e Capirossi si è dovuto ritirare. Iniziano a remare tutti quanti, grossi problemi sull'anteriore, sulla gomma anteriore che va deteriorandosi, e quindi gli unici due che continuano a girare sull'1.39 alto, 1.40 basso sono Stoner e Spies, che evidentemente non hanno i problemi degli altri, eppure hanno tutti quanti la stessa mescola sull'anteriore, ovvero sia la mescola più dura, mentre sul posteriore montano tutti quella più morbida. Allora vediamo le posizioni nel particolare. Casey Stoner in testa con 4 secondi e mezzo su Pedrosa, poi segue a 7 secondi da Pedrosa Ben Spies, che in pochi giri ha rifilato 3 secondi di distacco Jorge Lorenzo, che è quarto e perde ulteriori punti in chiave classifica mondiale Lorenzo rispetto a Stoner. Poi quinto Andrea Dovizioso, che gira comunque sia sui tempi di Lorenzo. Sesto Bautista con la Suzuki, Bautista con la Suzuki che ha scavalcato sia Simoncelli che Edwards. Marco Simoncelli in questo momento è ottavo, sempre più in difficoltà, come sempre più in difficoltà è Nicky Hayden, problemi con le gomme evidentemente anche per lui. Sia Simoncelli che Hayden girano in uno tra gli 1.42 alti e l'1.43 basso, molto ma molto lenti. Dietro Hayden, che in questo momento è scavalcato in un'unica soluzione da Barberà e De Pugnet, deve aver avuto qualche problema Hayden, che viene tallonato anche da Oyama, e il rischio è che si fermi anche Nicky Hayden, come ha fatto Capirossi e ha fatto poco fa Abram con l'altra Ducati clienti. Evidentemente la Ducati sta soffrendo veramente il consumo della gomma anteriore, mancano 7 giri al termine, quindi Hayden è scivolato in 11ª posizione. Valentino Rossi invece è risalito in 13ª, era ultimo, 2 si sono ritirati, 2 sorpassi, adesso è 13esimo davanti a Crutchlow con la Yamaha Tech Trua e Elias con la Honda del team di Lucio Cecchinello, che chiude i 15 in pista, ancora in pista. Si è fermato Hayden e box proprio nel momento in cui fermava la sua Ducati GP11.1 davanti ai meccanici
della casa di Borgo Panigale. Haydn ha dato proprio un'occhiata all'anteriore, è stato molto esplicito Nicky Haydn: finita la gomma anche a Nicky Haydn. Sono tre, Capirossi, Abraham e Haydn, tre Ducati ferme tutte per lo stesso motivo: finita la gomma anteriore. Manca un giro e mezzo al termine di questa gara che sta diventando un calvario per i piloti Ducati. Valentino Rossi è risalito in dodicesima posizione, mentre Marco Simoncelli ha perso l'ottava. Lo avevamo detto che rischiava di essere insidiato da Barberà, e Barberà lo ha superato proprio poco fa. Quindi Stoner sempre in testa, il vantaggio su Dani Pedrosa è sempre invariato, 4 secondi e 6, Ben Spies a 11 secondi in terza posizione. Attenzione perché Andrea Dovizioso ha rosicchiato negli ultimi tre giri quasi 3 secondi a Jorge Lorenzo, e quindi adesso si trova a circa 2 secondi dallo spagnolo, e quindi Jorge Lorenzo rischia di perdere terreno in classifica rispetto al leader mondiale Stoner ulteriormente, perché già così salirebbe dai 32 punti di svantaggio che è in classifica a 44, perché Stoner sta vincendo e Lorenzo è quarto, ma dovesse essere superato anche da Dovizioso perderebbe ulteriormente altri 2 punti. È iniziato l'ultimo giro con Casey Stoner, che sta andando a prendersi questa vittoria senza problemi, la settima in stagione qui a Indianapolis, al dodicesimo Gran Premio della stagione. Poi ne mancheranno 6. Vi ricordiamo che la settimana prossima si torna a correre in Italia a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino. Casey Stoner se ne va per conto suo, per lui non esistono problemi di gomme, non esistono problemi di sorta, ha fatto gara a sé dopo essere stato accompagnato, diciamo così, dal compagno di squadra Dani Pedrosa per qualche giro. Stoner ha rotto gli indugi, ha aperto il gas, se n'è andato per conto suo. Dani Pedrosa secondo in questo momento, sempre a meno di 5 secondi di distacco, terzo, e quindi sul podio Ben Spies con la sua Yamaha ufficiale a 11 secondi. Attenzione perché Lorenzo ha circa un secondo di vantaggio su Dovizioso, però siamo nell'ultimo giro, Dovizioso dovrebbe fare un giro alla morte per recuperare l'ultima parte di distacco che lo separa. Stoner in questo momento passa il traguardo e vince a Indianapolis il suo settimo Gran Premio della stagione. Pedrosa secondo, terzo Ben Spies, e attendiamo adesso Lorenzo e Dovizioso sulla linea del traguardo. Eccolo qui Lorenzo, e Dovizioso lo aveva ripreso. Ci fosse stato un altro giro, Dovizioso sarebbe riuscito a sorpassare Lorenzo. Lorenzo quarto, Dovizioso quinto, vediamo Bautista sesto con la Suzuki. Ottimo, ottimo il risultato per l'unica Suzuki in pista, che evidentemente non ha sofferto più di tanto il degradamento della gomma anteriore. Quindi dopo Bautista, Edwards, poi Barberà addirittura caduto sulla linea prima della linea del traguardo, quindi Barberà addirittura sull'ultima curva è caduto e non ha tagliato il traguardo. Barberà poteva essere ottavo dietro Edwards, non ha tagliato il traguardo, ottavo De Pugnet con la Ducati Pramac, poi Aoyama, Valentino Rossi decimo, ancora una volta ha fatto meglio della qualifica, ci voleva poco, era partito quattordicesimo, arrivato decimo, comunque sia ancora punti per Valentino Rossi. Poi undicesimo Crutchlow, dodicesimo Simoncelli, tredicesimo Elias, quattordicesimo Barberà, che è riuscito a ritirare sulla moto e a tagliare il traguardo. Fuori dai giochi non arrivati Nicky Haydn, comunque a punti perché viene classificato come quindicesimo, addirittura quattordicesimo, perché Barberà a quanto pare non è riuscito a tagliare il traguardo. Quindi Nicky Haydn ultimo dei ritirati, gomma finita, così come Abraham e Capirossi. E allora andiamo a vedere la classifica generale. Casey Stoner sale a 243 punti e aumenta il vantaggio in classifica su Jorge Lorenzo a 44 lunghezze. Jorge Lorenzo è arrivato oggi quarto, e saremo a vedere se la prossima settimana a Misano Adriatico Jorge Lorenzo
cercherà, riuscirà a cercare, cercherà sicuramente, ma vediamo, vedremo se riuscirà a ridurre il distacco da Casey Stoner, che sembra a questo punto avviato alla vittoria del titolo mondiale senza problemi.